31 dicembre. E siamo alla fine del 2017 e ci stiamo dando alle pazze gioie perché abbiamo iniziato la giornata. Abbiamo iniziato benissimo. Con un po' di carboidrati. No, in effetti sono due giorni che sono stato a letto perché ho avuto un'influenza, una raffreddore fortissimo. Infatti non sto capendo niente perché mi gira ancora la testa. E si sente, penso, il naso abbastanza tappato e sono due giorni quindi che non mangio. E non ho ancora tanta fame, però questa me la fa venire lo stesso perché ho scelto io questa qua che è al cioccolato bianco e questa qua che è crema al Baileys. È donut del mese. È detto donut del mese, quindi più di così non si può. È un espresso. E ora ce ne andiamo poi a Marsa's Lock a vedere il mercato domenicale del pesce, che è una cosa abbastanza affascinante. Il tempo ci accompagna perché il tempo è veramente molto bello. La caratteristica dei Malta è che il tempo è velocissimo, sì, cambia una rapidità assurda, però le previsioni dicono che in questi due giorni dovrebbe essere bello. Ci apprestiamo a festeggiare la fine dell'anno. Yes, dedichiamoci a queste cose buonissime che le sto guardando da mezz'ora. Dobbiamo fare una riflessione. Erano buonissimi, gradino. Solo che un eccesso di zucchero. Non siamo più abituati. Di quelli che non hanno eguali. Come poche volte nella nostra vita. Perché il mio era quello cioccolato bianco. Era già una mazzata di suo. Normalmente dovrebbe essere una mazzata, quella era doppia mazzata perché oltre a quello strato di cioccolato bianco che c'era sopra, che era delizioso. C'era il cioccolato bianco cremoso all'interno, però mi sta salendo lo zucchero nel cervello. Dai, adesso andiamo a Marsa's Lock a piedi. Sì, correndo. E probabilmente non basta con queste cazzo di piano. Abbiamo due autobus da prendere. Il primo verso Valletta e poi ne dobbiamo prendere un altro verso Marsa's Lock, quindi ci sarà secondo me un'ora e mezza, anche due, abbiamo per arrivare da quella parte. 5 autobus che possono passare. Della Valletta e l'hanno fatta veramente bene. Prima la stazione di autobus era un cerchio intorno alla piazza principale, ora invece hanno fatto questa bella stazione, anche perché gli autobus sono tanti, vanno più o meno in tutte le parti dell'isola e tutti i botteghini che stavano là probabilmente sono tutti i botteghini che si vedono qua, che vendono cibo per i clienti dell'autobus che aspettano. Carino. Devo comprare un pasticcio, però anche una bottiglia di vino di genere. Ah sì, qualsiasi cosa.
ed è divisa in due parti fondamentalmente, questa parte qua che mi sa che è quella che va tutte le parti dell'isola, e poi c'è l'altra parte in fondo che è quella che mi sa che va verso il clima, va verso Ujiba, tutta la parte sud dell'isola. Interessante, noi intanto aspettiamo l'85 che dovrebbe passare in teoria alle 11.50. Vediamo un attimo. Arrivati, l'autobus era pienissimo a uovo. Però ci è andata bene perché non si è mai fermato per far salire nessuno. Quindi perché sì, se l'autobus è pieno lui non si ferma. Non si ferma. E quindi sì, va bene. Però è evidente che tutti quanti hanno avuto la nostra idea oggi, visto il bel tempo e vista la giornata di domenica, di andarsi a vedere il mercato di Marsa Schlock, che vuol dire Marsa, non mi ricordo, Schlock è scirocco. Marsa che cos'era? Non ho idea. Ma l'hai detto tu che Marsa Schlock significa scirocco? Sì, Marsa Scirocco, tipo il porto dello scirocco, la città dello scirocco. Mi informerò, però Schlock è scirocco. Andiamo a vedere il porto. La temperatura è fantastica. Sì, si sta di un bene. Io ho messo la felpetta giusto per stare un po' cautelato, visto che non sono stato bene negli ultimi due giorni. Però effettivamente è da maniche corte. Babin! Del pesce, ma in realtà c'è anche il pesce, è un mercato generale. Il bello è forse la cornice, no? Il fatto che sia sì, riva al mare, il fatto che trovi le cose a poco prezzo, trovi ah sì sì, vabbè, i prezzi sono i prezzi maltesi, però è proprio bello il posto, trovare le barche tipiche del porto è una cosa eccezionale. Sì, insomma, è veramente tipico, caratteristico. Solo che in effetti è veramente pienissimo, a volte si fa fatica proprio a camminare qua in mezzo. E praticamente si riversa tutta un'altra qua. E, però caratteristico, stiamo facendo la considerazione che questa è la prima cosa che vedi quando arrivi con l'aereo a Malta. Perché l'aereo segue una rotta per la quale il primo porto che vedi, i primi due porti sono quelli di Marsa Scala e di Marsa Schlock. Veramente molto bello, un angolo molto caratteristico che merita di essere visitato quando si viene a Malta. Siamo stati nella nostra bancarella preferita, quella dei semi fondamentalmente. Dove importerete il modo? Esatto, perché i prezzi sono molto convenienti. Due cose, dovrebbe vietare i passeggini e dovrebbero vietare la vendita dei dischetti ai bambini.
perché ci siamo dovuti fermare per far andare avanti un bambino che era in fissa col suo fischietto. Qua c'è un'interruzione del mercato molto piacevole perché si passa in mezzo alle barche, quelle tipiche caratteristiche, ed è eccezionale, veramente molto bello. L'altra volta che venimmo c'era pure un pianista che suonava. Qui finisce il mercato di Mattersloch, però inizia questo bellissimo panorama del porto, quello che più o meno si è visto sommariamente fino ad adesso, ma che è bellissimo, coloratissimo, pieno di queste imbarcazioni tipiche, è eccezionale, veramente bello. Vediamo così la nostra visita al mercato domenicale di Mattersloch, mangiando. Lei il pesce, perché le piace il pesce, mi prendo un hamburger perché mi piace più così. E, però carino, perché è la cosa più bella è che stiamo mangiando fuori. È il 31 dicembre, c'è un bel sole e stiamo mangiando all'esterno. La cosa è impagabile, è inutile. E quindi adesso aspettiamo il nostro mangiare. Ci siamo presi una Cisc Ex Cell, questa qua, che ha basso contenuto di carboidrati, che a noi fa solo che bene, comunque molto buono. E ci godiamo questo pranzo in riva al mare, perché praticamente siamo a 8 metri dal mare, è una cosa impagabile, bellissimo. Ce l'abbiamo fatta, è arrivato il nostro turno, siamo stati serviti e ci facciamo il nostro pranzo dell'ultimo dell'anno.